Bella ragazzuoli, ben ritrovati sul mio canale, eccoci qua con un nuovo video, ma questo video non è normale come tutti gli altri, è un video speciale, sì, perché finalmente abbiamo raggiunto 200 iscritti, sì cazzo, sì, non vedevo l'ora ragazzi, veramente non vedevo l'ora, e per festeggiare insieme a voi vi ho portato nuclearizzati, non so, chiamatelo come cazzo volete voi, è indifferente, su Combine, l'arma che ho utilizzato è un Vesper, con accessori, estrazione rapida, ricattore rapidi, se mi ricordo bene, sì. Comunque dopo metterò l'immagine, post bruciatore, prestigiatore, i perk che aspettate, dai. I perk che ho utilizzato erano post bruciatore, prestigiatore, sciacallo, silenzio di tomba e percezione ambientale. Io vi consiglio, ragazzi, avete veramente delle buone cuffie, di usare percezione ambientale, che veramente riuscite a orientarvi abbastanza bene, perché sentite i passi dei nemici e soprattutto utilizzate silenzio di tomba, ragazzi, se giocate tutti contro tutti e volete fare nuclearizzato, usate silenzio di tomba, che ho notato veramente che altre persone utilizzano, quelli bravi che giocano bene utilizzano percezione ambientale. Sulla Vesper non ho usato neanche il silenziatore, ho detto vaffanculo, rischiamo, come va alla fine, e che ieri sera ci sono messo, ci ho giocato un'ora e mezza, due ore, ci ho messo delle piene, perché la modalità tutti contro tutti non l'ho mai giocato, cioè non fa per me, proprio zero, cioè non mi trovo alla fine, perché alla fine i nemici ti nascono dietro, avanti, sinistra, destra, anche quasi quasi anche dal buco del culo cominciano a nascerti, poi becchi alcuni connessionati, che è una cosa allucinante, che li spari, cioè quasi quasi li lanciava anche l'arma addosso per riuscire a ammazzarli, veramente una cosa fuori di testa. Poi non parliamo quelli con i fucili a pompa, quelli con fucili a pompa ci avevano una portata che è una cosa allucinante. Vabbè ragazzi, nella partita ci sono stati alcuni momenti che sono rimasto un po' fermo perché ero un po' impanicato, che non sapevo più dove andare o da dove sarebbero arrivati i nemici. Mi sono tenuto la parte della bandiera A, nella zona vicino alla bandiera A, che mi sono cercato di gestirmela, che qualche volta mi sono avvicinato alla bandiera C, in quella zona lì, cioè per spiegarmi un più o meno, ho visto che c'era un casino di nemici, che ho detto no, vaffanculo, non me la rischio, che buttarmi lì in mezzo alla mischia, che poi alla fine morto, stecchito, di sicuro si muore. E allora ci ho rinunciato e sono, poi alla fine sono tornato dietro. Poi ci sono delle scene che vedrete, che sto ricorrendo dei nemici, che non li sparavo perché alla fine non avevo silenziatore, non volevo rischiare di farmi sorprendere. E lo specialista che ho utilizzato è il Reaper. Il Reaper l'avevo scelto perché se mi trovavo nelle situazioni un pochino che dovevo ricaricare, il nemico era abbastanza vicino, potevo utilizzare Reaper. Come nella scena capita che dove entro in casa, a destra nell'angolino c'era il nemico, che per fortuna avevo Reaper, se no ero morto, e di sicuro quante bestemmie che sarebbero partite veramente in quella partita lì, che sarebbe venuto il dio persone accanto a me. Comunque spero veramente che il video vi piaccia ragazzi, comunque vi ringrazio ancora tutti per i 200 ragazzi, 200 siamo arrivati e continuiamo a crescere, continuiamo veramente a crescere. E volevo chiedere veramente un grande cortesia, non so come spiegarvelo, di condividere i miei video, raga. Cioè su YouTube nessuno mi conosce, nessuno sa chi cazzo è Traciuk, appunto dite chi cazzo è Traciuk. Condividete i miei video se la partita vi è piaciuta, e spero tanto veramente che ci ho messo l'anima, corpo, ho messo tutto per questa cazzo di nuclearizzato, che mi ha fatto veramente nervosire ieri sera, che non immaginate quanto, che arrivavo a 20, arrivavo a 15, 21 e poi morivo in una maniera assurda. Condividete i miei video ragazzi, spero che la partita vi piaccia, che vi è piaciuta, scusatemi, vi è piaciuta, e in fine settimana vi porterò altri due nuovi video molto belli, carini, soprattutto l'altro video che parlerò di un glitch che c'è su Bio 3, che non mi piace tanto, spero che la 3 ha un sistema, e lo scoprirete nel prossimo video ragazzi. Vi saluto, un grande abbraccio, grazie ancora per tutto, ci vediamo al prossimo video, bella ragazzi.